al mare perché io sono stato a Pescara e lui ha uno stabilimento con delle carri. Passato le estati lì, persona eccezionale. Come allenatore non lo conosco, però se ha vinto vuol dire che ha fatto cose importanti. Come, lui aveva, prima di fare l'allenatore faceva. No, non è che lavorava, loro erano proprietari di uno stabilimento Ah, lì a Pescara. con delle carri, no? Con Daniele, sì. Io gioco, con Daniele si giocava poi a Pescara. Durante l'estate passavo il tempo da loro. Ma proprio Pescara dello stabilimento. Lui ce l'ha a fianco, Francavilla al mare. Francavilla al mare. Io ho giocato con Daniele a fondo. Eh? Ho giocato l'ultimo anno della sua carriera con me, Daniele Delicato. Tu? Dove è? A Foggia. A morte. Infatti mi diceva che c'è la sua. Adesso cosa fai? Devi andare al Fortio? Sì. Lì a pescare? Sì. Sì, pronto. E i tuoi ricordi di Pescara? Sono ricordi professionalmente purtroppo tristi perché sono capitato forse nel periodo più difficile nella storia recente del Pescara, perché ci sono stati vari passaggi di proprietà, non si sapeva bene che cosa si voleva fare e di conseguenza quando c'è poca chiarezza così a livello societario, a livello di gestione, ne risente anche la squadra. Questo mi dispiace perché credo che Pescara per tutto l'insieme sia una piazza importantissima. Che anno era? Non mi ricordo, 2006 forse? Serie B. Sì, 2005, Vi siete salvati, sì. 2006-2007, no, sprofondati nel marasma, società, tutto. Poi l'hanno ripigliata all'ultimo, penso che era presa De Cecco, se non sbaglio. All'asta proprio Che l'ha chiamata col nuovo sì, che ha nome, cambiato un nuovo nome, Aurora perché Pescara. io sono stato un anno, ho cambiato tre o quattro proprietari, una cosa. Ma i soldi li avete presi poi voi? Io li ho presi tutti i soldi. Chi avete come allenatore? Lì ho girato Ballardini, Ammazza l'Orso, passaggi transizione, poi ho avuto Vivarini, De Rosa. È stato un anno un po' particolare, Vivarini? eh? Sì. Perché si è messo a ridere su De Rosso? Ammazza Mazza l'Orso. l'Orso. È un pazzo. Sì, un personaggio Ammazza l'Orso. particolare. Sì, eh. Ha vinto tanti campionati? Sì. Se becca l'annata giusta lì, il classico allenatore, dove ti diverti. Quello che adesso si era. No, con Ballardini sì. Noi parlavi di Ammazza l'Orso. È un argentino, no? Sì, mezzo argentino. Non ci saranno dei tifosi del Pescara a seguito, forse diciamo, il pubblico del Piola avrebbe dato un'ulteriore spinta diciamo, per trovare Non c'è il pubblico del Pescara? Non ci sono i tifosi perché la trasferta è vietata, quindi Come mai? Per i problemi dell'amichevole. Con la Roma a luglio, penso, agosto. Ah, e loro non vanno mai fuori? Perché quando possono non c'è niente dietro, non c'è. No, è un peccato perché comunque loro hanno una bella tifoseria, un bel pubblico. Mi ricordo che seguono tantissimo la squadra, sono attaccatissimi alla squadra i pescaresi, quindi sarebbe stato bello averli al Piola, però a noi fondamentalmente non ce ne frega niente. Scendi giù come al solito. Sì. Tu Marco stai bene adesso, tutto a posto. Sì, sono molto contento. Risolto i problemi del ginocchio. Sì. Ho patito un po', però sembra che adesso stiano andando via completamente del tutto. Fatico. Dopo questa partita avrete una vacanza lunga? 7 giorni. Ma subito il giorno dopo? No, fino al 19 siamo qui e poi 19-26. Avete bisogno magari di ricaricare un po' le pile dopo. Sì.
questa Serie B che non concede tregua anche. Il Natale quando arriva arriva. Natale quando arriva arriva, sì. È per tutti Natale, no? Nel no, senso no che... per dire anche perché poi magari sarà il richiamo di colazione. Sì, 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 subito dopo ci sarà da lavorare ancora. Smeltire il panettone. Adesso praticamente state recuperando tutti, nel senso che ho visto che ieri Ventola ha lavorato con buon gruppo, Gemiti sembrava fosse quasi pronto, insomma. Purtroppo cioè, gli infortuni sono dietro l'angolo e poi è capitato a noi in un periodo che due o tre infortuni di fila, lui che non stava bene, io. Fortunatamente adesso stiamo riprendendo tutti prima delle vacanze natalizie, ma in Natale che poi quando si ricomincia di nuovo tutti insieme. Quella è la cosa fondamentale, anche perché il girone d'andata che per me finisce sempre a Natale, che sul fatto che poi c'è la partita dopo, per me già è il girone di ritorno, nel senso che ci sarà una partita in più del girone di ritorno, quindi ci saranno di tutti e speriamo che non capiti più questa cosa che di avere 3-4 infortunati di fila nella stessa partita che tra squalifiche e cose varie. C'è stata una partita in casa del Crotone che erano in tribuna 5 dei titolari, degli 11, diciamo, quelli che hanno giocato di più. Che idea vi siete fatti di questo campionato anche alla luce dei risultati? La Cina mi pare si sia un po' spaccata, ieri il Torino ha vinto, ci sono 7-8 squadre davanti che mi pare abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. Cosa dici Marco? No, guarda, io a differenza di tutti gli altri campionati che ho giocato di Serie B trovo che siano usciti molto di più i valori magari anche morali di motivazione, di sistemazione tattica, di voglia di organizzazione, mentre una volta c'era chi aveva la squadra più forte vinceva quasi sempre. Adesso ci sono squadre che sono molto più forti di altre, però magari, questo è il mio avviso, hanno meno motivazioni, meno intensità, meno voglia di... Ci sono altre squadre tipo noi, che noi sulla carta siamo una buona squadra, ma insomma, è chiaro che ce ne sono altre migliori, noi abbiamo delle grandi motivazioni che vanno oltre alle doti tecniche. Ci vogliamo dire un po' come voi che il Varese, no? La vostra classifica, Varese, però le motivazioni che hanno portato, adesso non perde da 11 gare, chi avrebbe detto voi primi il Varese quarto? Assolutamente. No? Lo stesso Pescara che all'inizio aveva perso tre, io ho visto Varese quando ha fatto 1-1, aveva perso tre partite, parlavano di cambiare allenatore, erano in difficoltà, invece si sono ricompattati. Poi c'è molto, molto più equilibrio, molto più... per certi versi molto più bello rispetto, una volta si delineava subito qual era la classifica, c'erano quelle 5 squadre che facevano, Napoli, Genova, che facevano, che facevano la differenza, è perso, no? Dovevi, già sapevi che la guerra era contro di loro, invece adesso ogni partita contro qualsiasi avversario è una sfida importante, è difficile.